Benvenuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, da questo luogo che racconta a tutti noi anche la bellezza dell'incontro con tanti fedeli, con tanti figli spirituali, tanti racconti. Qui possiamo immaginare un po', vabbè, tutto ricostruito, però questo è anche un luogo dove Padre Pio incontrava i suoi figli spirituali, molti amici si trattenevano nell'orto con lui e dava anche dei consigli, dava delle indicazioni di vita. Però c'era anche qualcuno che si lamentava, in modo tale anche qualche confratello che gli faceva qualche battuta. Tra questi c'era un certo padre Ambrogio, lo racconta padre Costantino nei suoi detti aneddoti su padre Pio. E padre Ambrogio, scherzando, disse a padre Pio, e questo accade circa 2 anni prima della sua morte: ma padre, noi potevamo lavorare, e quindi in ordine al suo ministero, lavorare, dire messa, confessare in modo un po' più tranquillo, ecco, senza tutto questo movimento, perché alla fine chi ti chiama a destra, chi ti chiama a sinistra, padre venga di qui, padre venga di lì, bisogna confessare, bisogna andare a dire messa. Ecco, noi potevamo svolgere questo ministero in modo un po' più tranquillo, invece siamo sempre di corsa nelle nostre attività quotidiane. Ecco, fece questa battuta a Padre Pio. Padre Pio lo guardò e gli disse: ora, e in dialetto beneventano, che sicuramente fece anche lui una bella battuta, disse: devi vedere dopo quello che accadrà. Ecco, non mi permetto di usare il dialetto beneventano, quindi sicuramente poi tutti. Lo stesso padre Ambrogio rimasero un po' così, cioè rimasero un po' spiazzati da questa risposta di padre Pio. E padre Ambrogio, quando andò a raccontare questo piccolo fatto a padre Costantino, disse: effettivamente padre Pio, dopo la morte di padre Pio, effettivamente padre Pio aveva ragione, perché adesso anche noi non abbiamo il tempo materiale di poterci grattare la testa, ecco, fece questo esempio, perché andiamo ancora più di corsa rispetto a prima. E possiamo dire che anche oggi è così, l'afflusso di fedeli, di pellegrini, e quindi anche un grazie ai confratelli di Padre Pio che custodiscono la sua eredità, la sua spiritualità, il suo messaggio, che danno sempre una risposta fedele ai tanti pellegrini che giungono qui quotidianamente.